Dopo l'1-0 di Liegi, l'1-0 di Torino. Altobelli non è Paganini e si ripete firmando il suo 39esimo Eurogol. Brio stirato si aggiunge alle assenze di Zavarov e De Agostini, ma Bruno, Mauro e Cabrini si fanno rispettare e come. Altobelli si presenta con un quasi gol al decimo. 3 minuti dopo, il colpo di testa di Cabrini, fuori. Tacconi a freddo. A riscaldarlo ci pensa prima la Juve con l'azione del gol decisivo. Tricella per Laudrup, il cui cross costringe Uben ad un controllo infelice della palla, sulla quale si avventa Altobelli, 3 passi e il destro che trafigge Stoic, 1-0. Poi ci pensa il Liegi su azione di calcio d'angolo, sul quale la difesa bianconera pasticcia, consentendo infine a Fight di lanciare Varga, sul quale è tempestiva l'uscita del portiere bianconero. La palla viene raccolta dalla testa di Malbasa, sulla linea di porta salva Marocchi. È il 21esimo. Si ripropone la Juve in attacco al 39esimo con Mauro, Barros, Laudrup. Il sinistro del danese va a cogliere il montante interno e la carambola salva il Liegi. Ripresa, al 9° minuto Mauro per Tricella, bravissimo, che sfiora il successo in corsa. 16esimo, punizione di Cabrini, testa di Galia, volo di Stoic. Situazione di calcio d'angolo battuto da Mauro, al 29esimo Cabrini cerca di sorprendere il portiere del Liegi con questo tiro cross, Stoic ci arriva con la punta delle dita. 35esimo, Juve che chiude padrona del campo, Laudrup, Galia, Marocchi, il sinistro di quest'ultimo va a cogliere l'incrocio dei pali. Finisce 1-0 e la Juve davanti a 35.000 spettatori intasca il meritato biglietto per i quarti di finale di Coppa UEFA. Allora Stefano Tacconi, hai preso freddo mi pare? Sì, diciamo secondo tempo abbastanza freddo, è arrivato anche un po' di venticello. Primo tempo c'è stato questo vento di 20 minuti del Liegi che ci ha messo un po' in difficoltà dopo il gol nostro, ma credo che ci siamo rimessi subito a giocare, a cercare di giocare la partita noi e ci siamo riusciti abbastanza bene. Ci vuoi spiegare cosa è cambiato nella difesa della Juventus dopo i 5 gol subiti dal Napoli? Ma a vedere la situazione adesso io credo che ci abbia solamente fatto bene, ringraziamo quei 5 gol perché stiamo giocando molto bene, abbiamo ripreso il nostro cammino con una serie di risultati abbastanza positivi e cerchiamo di andare avanti così. È normale che prendere 5 gol non fa piacere a nessuno, però ci ha fatto capire determinate cose che adesso cercheremo di sfruttare durante le altre partite. Allora,